Ciao a tutti, bentornati su Animalpedia. Oggi parleremo del Cavalier King, un cane socievole e molto affettuoso. Origini della razza. La razza nacque in Inghilterra, frutto di un incrocio tra lo spaniel giapponese e lo spaniel inglese, ed era particolarmente apprezzato tra i re inglesi, soprattutto da Carlo II. Infatti, il suo nome viene proprio dal re Carlo, che non poteva separarsi dai suoi piccoli amici nemmeno nelle riunioni di Stato. Questa razza si diffuse poi tra le corti della Gran Bretagna e in questi ultimi anni è tornato a far parte di numerose famiglie anche in Italia. Caratteristiche del Cavalier King. Il Cavalier King è vivace, attivo e ben proporzionato. Pesa tra i 5 e gli 8 kg e la sua altezza algarrese varia tra i 30 e i 33 cm, quindi è considerato un cane di piccola taglia. Una delle caratteristiche più apprezzate è il suo musetto abbastanza allungato e la fronte piatta, ma anche il pelo lungo, mosso e setoso. Esistono 4 colori caratteristici di questa razza: Black and Tan, ovvero nero con macchie di color fulvo; Ruby, di un solo colore rosso intenso; Tricolore, nero, bianco e con fucature fulve; Blenheim, cioè bianco, con macchie castano intenso ben separate. Carattere del Cavalier King. I Cavalier King sono molto affettuosi e docili. Sono adatti a famiglie con bambini, ma anche a persone anziane. Visto che sono molto socievoli, sono perfetti per pet therapy e altre terapie assistite. Non sono cani nervosi, però amano uscire e muoversi, quindi non sono proprio adatti a chi ha una vita sedentaria. Se hai intenzione di adottarne uno, devi essere consapevole di dover soddisfare i suoi bisogni e portarlo fuori tutti i giorni, almeno 3 volte, perché possa correre e socializzare con altri cani. Il carattere vivace del Cavalier King e il suo musetto furbo e simpatico hanno rubato il cuore di moltissime persone. Cure del Cavalier King. La mancanza di esercizio e una dieta poco equilibrata possono far sì che il nostro Cavalier King soffra di problemi di obesità. Infatti, è una razza che tende a ingrassare. Ricordati di dargli piccole quantità di cibo, suddivisi in diversi pasti. Prendersi cura del pelo è importante. Il Cavalier King ha un pelo lungo che tende ad avere nodi. Spazzolalo 2 o 3 volte alla settimana ed avrà un mantello meraviglioso. Educazione del Cavalier King. Educare un Cavalier King non è difficile. Infatti, è un cane intelligente che ha bisogno di esercizi di attivazione mentale per essere stimolato e crescere sano e felice. Essendo un cane vivace, ha bisogno di rilassarsi. Con questi giochi potrai aiutarlo a sentirsi stimolato. Un rinforzo positivo ti aiuterà ad addestrare il Cavalier King nel modo migliore. I premi sono perfetti per insegnare al nostro amico ciò che ha fatto bene. Addestrare un cane sarà utile per favorire lo sviluppo delle attività mentali, ma anche di creare un legame ancora più forte con il suo tutore. Salute del Cavalier King. Per quanto riguarda la salute del Cavalier King, è l'aspetto un po' più complicato di questa razza. Anche se ha una speranza di vita di 9-14 anni, è molto delicato e può soffrire alcune malattie come la siringomielia, problemi al cuore, alla vista o all'udito. Per questo è importante portarlo dal veterinario 2 volte all'anno. In questo modo controllerai che non soffra questi disturbi e potrai curarlo in tempo. Rispetta il calendario delle vaccinazioni e assicurati così che possa crescere sano e senza disturbi. Se ti è piaciuto il video, metti like, scrivi un commento per parlarci del tuo Cavalier King e condividi una sua foto. Per non perderti tutti i nuovi contenuti sugli animali, iscriviti al nostro canale. Alla prossima!